Il primo appuntamento istituzionale del sindaco Mastella, da appena una settimana dal suo insediamento, è stato quello con il presidente della regione Campania, De Luca, precisamente il 5 luglio 2016, proprio per cercare di recuperare, cosa che in effetti poi è riuscita al nostro sindaco, quel finanziamento di 9 milioni e 800 mila euro necessario per la costruzione del depuratore cittadino che la precedente amministrazione guidata da Fausto Pepe aveva perso per inerzia amministrativa. Subito dopo è partita tutta l'attività del comune dell'amministrazione per individuare il nuovo sito del depuratore, in quanto il sito precedentemente individuato dall'amministrazione Pepe, quello di Sant'Angelo a Tiesco, risultava non essere più idoneo perché dopo l'alluvione del 2015 si è scoperto essere un sito alluvionato, quindi un sito che non era adatto ad ospitare questa importante opera pubblica. Nello stesso tempo la nostra amministrazione ha ritenuto di dover censire in maniera accurata tutti gli scarichi fognari che vanno a finire nei nostri fiumi il calore e il sabato, scoprendone 14 che non erano stati collettati dalla precedente amministrazione. Per cui abbiamo insieme alla GESESA realizzato un progetto preliminare chiedendo alla Regione un ulteriore finanziamento dell'importo di 2.500 euro per collettare e quindi indirizzare verso il costruendo depuratore anche questi scarichi fognari. Come si vede, al di là di quello che dice strumentalmente il consigliere Pepe, che ricordo è anche lui indagato nella vicenda della depurazione delle acque reflue, l'amministrazione in Mastella in un anno ha fatto più di quello che lui, o meglio le amministrazioni da lui capeggiate, non sono state in grado di compiere in ben 10 anni. E deve star sereno il consigliere Pepe, in quanto io penso che nel prossimo settembre avrà la possibilità, se vuole bene alla città, di votare in consiglio comunale il progetto preliminare del depuratore che questa amministrazione intende realizzare nel più breve tempo possibile.